La situazione in Ucraina continua a rimanere estremamente incerta e tesa. Можливо це в Європі чи ні? От такі жахіття можливі в Європі? Стiamo avvicinandosi pericolosamente alle soglie di una guerra mondiale. È nata una guerra mondiale, la Sicilia ha un ruolo strategico enorme. Il bilancio del pogrom di Odessa del 2 maggio non è quello che credevamo di sapere. La Crimea ha votato per la secessione. Tra poche settimane si voterà qui per il nuovo Parlamento della Repubblica Autonoma di Crimea. Sono in corso bombardamenti indiscriminati lungo la striscia di Gaza e anche in Cisgiordania. È arrivata la notizia dell'abbattimento di un aereo di linea malesiano, un Boeing 777. Dalle abbomchi, io già ero per pogrom, samolyot взорвался e... Con tutta probabilità quasi nessuno saprà cosa è accaduto esattamente all'aereo di linea malesiano. C'è un lasso di tempo in cui, se esistesse una diplomazia europea, questa diplomazia potrebbe intervenire. Io sono arrivato a Tallinn alle ore 12.45 in aereo, dove mi è stato comunicato che io ero in stato di fermo. E sono sempre stato convinto, ma questa è la mia opinione personale, ritengo di poterla esprimere, perché sono un magistrato ma sono anche un cittadino, che la Costituzione, più che essere cambiata, dovrebbe essere applicata nei principi fondamentali già consacrati. Noi non riusciremo a uscire da questa crisi se non cambiamo profondamente. In qualche misura questo tocca lo spirito. Cambiamento etico. Cambiamento etico, sì. La politica, quando si tratta di vita o di morte, cessa di essere un'arte e diventa un problema morale. Papa Francesco, capo della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, e il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Kirill, si incontrano oggi a Cuba. La stretta di mano tra Bergoglio e Kirill stabilisce un contatto che mancava dal 1054. E queste esercitazioni, queste iniziative della NATO mettono in pericolo la pace ed espongono prima di tutto l'Italia al pericolo di rappresaglie. Taglio del nastro alla base aerea di Deveselu in Romania. Prime Minister, Ministers, Generals, Admirals. La funzione del cosiddetto scudo antimissili è in realtà offensiva. Se gli USA riuscissero a realizzare un sistema affidabile in grado di intercettare i missili balistici, potrebbero tenere la Russia sotto la minaccia di un first strike nucleare. Già questo sentimento di presa delle distanze da parte dell'Europa si sarebbe manifestato se gli USA nel tempo non avessero lavorato creando una casta di politici a loro fedeli. Gli unici voli che collegano la Crimea al resto del mondo transitano per gli scali aeroportuali russi. Pandora TV sta seguendo la prima delegazione parlamentare italiana che andrà in Crimea. Non ci sarà alcuna discussione sul tema del rinnovo delle sanzioni economiche contro la Russia al vertice dell'Unione Europea del 17-18 dicembre. Abbiamo visto la diplomazia mettersi in moto durante la settimana. Cameron a Parigi, Putin a Teheran. Insomma, i leader occidentali stanno cercando freneticamente di accordarsi su una politica coerente. E i media internazionali sono costretti, loro malgrado, a riconoscere che l'iniziativa sul complicatissimo scacchiere internazionale è nelle salde mani di Vladimir Putin. Однако блоковые мышления времен холодной войны и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег все еще, к сожалению, доминирует. Un Sukhoi Su-24 Fencer dell'aviazione russa è stato battuto in Siria dalla Turchia mentre volava a un'altitudine di 6.000 metri. Assalamu alaikum. Ana al-a'lami al-yamani Ibrahim al-Dulaimi. Pace su di voi. Io sono Ibrahim Mohammad al-Dulaimi, vostro collega e giornalista, direttore della TV al-Masirah. Faccio un appello a tutti i giornalisti liberi del mondo, a tutte le organizzazioni dei diritti umani. Voglio chiedervi, dove siete ora, di fronte a quel che succede nello Yemen da 11 mesi in qua? Salma, quindi, riassumendo, sarebbe stata liberata alcuni giorni fa dall'esercito siriano in avanzata. Questa guerra fondaia,
Questo è il rappresentante di Wall Street. Aerei americani hanno bombardato un campo di addestramento dello Stato Islamico in Libia. Noi abbiamo bisogno di una televisione, perché solo così potremo parlare a milioni e milioni ogni giorno. E se succederanno cose come quella di questa notte, e temo purtroppo che succederanno anche qui, noi dobbiamo essere in grado di informare. Cari amici, stiamo purtroppo entrando in una fase molto difficile della vita internazionale del nostro paese. Credo che tutti sappiate che sta scoppiando una guerra grande, come avevamo previsto e come avevamo detto. Una grande guerra si sta delineando all'orizzonte e in Italia noi stiamo subendo un vero e proprio colpo di Stato. C'è un Parlamento delegittimato che sta trasformando in carta straccia la nostra Costituzione. Noi abbiamo in corso una battaglia per dire no alla guerra, per dire sì a un'Italia neutrale, per dire fuori dalla NATO. Noi come canale televisivo abbiamo scelto questa linea perché siamo per la pace e per la fratellanza dei popoli. Vogliamo essere, come dice l'articolo 11 della Costituzione, non ancora abrogato, un paese che non fa la guerra a nessuno, un paese neutrale. Adesso c'è un'altra battaglia che noi faremo e seguiremo giorno per giorno. Noi dobbiamo andare a un referendum che abolisca e cancelli le violazioni costituzionali che sono state introdotte legalmente da un Parlamento illegittimo. Quindi abbiamo di fronte a noi un grande, grandissimo compito politico, morale, culturale. Siamo tra le poche fonti in questo momento, l'unica televisiva che si stanno battendo su questioni vitali per il popolo italiano. Dateci una mano perché noi possiamo fare questa battaglia insieme a voi.